argomento per una volta, lo sai chi lo dà? Zenix, dall'argomento. No, l'argomento è lui. Dell'argomento, va. Ma è zero. Verace o normale? Normale. La Fernet. Bumper Chieto, lo Smigol. Oddio. Ah, ok, va su YouTube, quindi malignate no. L'argomento è... Insomma, siete alla, in fila alle poste. Solo che te gli hai inculato il turno, gli sei passato davanti. Jim è passato davanti a lui. Aspetta! Andiamo la carica di carica al TMC! Tempo! Ma vaffanculo, sai che ti spacco senza avere un flash. Tu mi hai superato alle poste e torna indietro, sì proprio te. Ma non perché non mi hai passato avanti, ma per un altro motivo, perché sei andato avanti senza avere il cazzo di clip. Oh, io vado alle poste e giro sempre fatto. Vedi che cerchi di farmi dis, ma torni a casa disfatto. Ti ho rubato il posto, frate, sei distratto. Ti son passato avanti, praticamente il riassunto di sta battle. Ma te sei tu brutto figlio di puttana, che mentre mi scopavo tua madre e tuo padre era lì che mi guardava. E sai quella cosa strana, che nella posta pure sfilava, e nel mentre tutto ciò il postino mi filmava. Veramente frate, c'ho le rime, te le porto sempre in esubero. Se porto questa storia rappresenta e poi ti supero. Mi batti al massimo in questa battle, tu no. Sei andato alle poste, eri contento perché ti hanno dato un numero. Vabbè fra, cosa vuoi che ti dico, ci sta. Il problema è che non vado alle poste perché c'ho il bancomat. E non mi interessa, quelle sono fatte da poveri. Non pago le commissioni, non me ne frega, tu invece le implodi. Oh, ci sono i soliti idioti, un momento e sono subito da lei. Peccato che contro di me un momento e sei subito gay. Lo sai come funziona, rappresento tipo prove. Sinceramente io te supero e un po' ste cose. Sono i soliti idioti e credo sei uno di quelli. Stai zitto, V-Rave, non so che cazzo sono questi. Vai in posta, superi la gente. Non ti... Boh, sei una figura di merda, ti taglio i capelli. Sì, vabbè, tu vai alle poste, però non porti bene rime improvvisate per rimorchiare tipe tu e i tuoi soci di appostate. Lo sai come funziona, rappresento per la figa, perché come alle poste tocca sempre far la fila. Beh, almeno io ho rimorchiato, tu quel codino neanche quello. Quindi stai zitto perché credo che forse sarebbe molto meglio. Non mi interessa se il pubblico non urla per ogni mia punchline, perché tanto io da solo so quanto schifo tu mi fai. Lo sai come funziona, Gimino c'ha le spunte. Se porto questa storia le mie rime sono disgiunte. Io alle poste ci vado per ricaricare l'Apple Space. Sto coglione solamente per pagare le multe. Ah, ma fa culo, non le pago, sono una merda. E credo che forse adesso farei una rima di pezza. Stai zitto, hai la coda che sembra una corda. Ma attento, ora te la tiro e prima o poi la corda si spezza. E lo sai che cosa accade, frate? C'ho la coda lunga che è più lunga della coda per scoparsi a tua madre. Lo sai come funziona, rappresento e non ti scasso. Eppure in quella fila son sicuro ti sorpasso. Che palle, tutte queste rime parlando ancora della madre. Se ti dicessi che non ce l'ho ora inizi a stare zitto, compare. E non lo so. Continuo, però se invece la continuo, allora sai che ti spacco e lo faccio senza il micro. Sì, vabbè, ma lascia stare, frate, meglio che tu non ti sposti. Andiamo alle poste e io ti sorpasso come Valentino Rossi. Lo sai come funziona, rappresenta e sei una merda. Come Valentino ultimamente, mi sta che stai sempre per terra. Parliamo di per questo MC, 1, 2, 3. Chiudetevi di più se possibile. Chiudetevi di più se possibile. Non per niente, perché poi si disperde tutto, porco la... Dio. Allora, signor Redmond, signor Redmond, Altre votiamo. 1, 2, 3. Signor Cimino, basta. Quando ne sono rimasti?